È una bella opera che si completa, che entra in funzione, il depuratore di Centola Palinuro, una delle opere essenziali per garantire la balneabilità di tutto il litorale cilentano. Ed è una di quelle opere, ho appena detto al sindaco, che non si sarebbero completate neanche fra 200 anni, perché sono opere di piccolo importo in territori con popolazione limitata e non si capisce che invece la rete di depurazione è essenziale per garantire la balneabilità di tutto il litorale campano dal Volturno fino a Sapri. Adesso andremo anche a Camerota, dove non c'era neanche l'ombra di depurazione, quindi sono opere di grandissimo rilievo per garantire un mare che è una risorsa economica straordinaria. Oltre a questo, ovviamente, abbiamo innumerevoli altre opere che abbiamo finanziato come regione, dalla viabilità, oltre 100 milioni di euro, alle opere portuali. Stiamo riprendendo un po' tutti i porti del Cilento, la messa in sicurezza, i moli di protezione. Dobbiamo fare forse un assetto, un progetto di assetto urbanistico di tutta l'area cilentana. È probabile che qui dovremmo mettere in piedi un master plan tipo quello a cui stiamo lavorando sul litorale Domizio, perché c'è un territorio di tale bellezza dal punto di vista ambientale, di tale suscettibilità economica, che merita davvero anche un piano di assetto territoriale di livello superiore. Comunque, sono opere decisive per l'economia del territorio e sono realizzazioni che danno fiducia anche per il futuro in un momento complicato della vita del nostro paese. E dunque siamo veramente soddisfatti oggi di aver portato a compimento quest'opera.